Prima di cominciare devo leggervi un comunicato molto importante. Questo comunicato è stato firmato dai vostri genitori, dalle vostre mamme, dai vostri papà, firmato dalle maestre, dalle insegnanti, insomma, da chi vi accompagna di solito a teatro. Mi hanno detto che se non vi leggo questo avviso, il concerto non può cominciare. Quindi, per cortesia, ascoltiamo con attenzione. È una cosa veloce, così cominciamo. Alla luce dei fatti riscontrati, segnaliamo che i bambini si dividono in quelli bravi, quelli proprio bravi, quelli che dicono, che sanno, che fanno, bravi, bravi, bravini, bravini, e quelli come noi. Bravini, mangia pasticcini. Cattivini, mangia salatini. E io non ne posso più. Quelli che non urlano, bravini. Quelli che urlano, cattivini. Io non ne posso più. Quelli che non corrono quando la regola dice che non si corre, bravini. Quelli senza regole, cattivini, quelli che i matitini, tutti precisini, con i colorini, giallo nel giallo, verde nel verde, rosso nel rosso, guarda questa matita blu. È bella come tu. E quelli che pastrocchi hai combinato, sei tutto sporco di rosso, di giallo, di verde, di blu e non ne posso più. Ci sono i bravini che fanno i compitini, che mangiano pasticcini che sono bravi di più, è oggettivo. Ci sono i cattivini che fanno i furbettini, che mangiano salatini e non ne posso più. Ci sono quelli coi capelli all'insù e poi ci sei. Tutta la mia stanza, tutti i giochi al loro posto, il macchinino al loro posto, i peluche nel lettino, lo sacchiotto, un bel bacino. Bravini, e quelli che mamma! Perfettamente riordinato tutta la mia stanza. Tutti i giochi dalla finestra, le macchinine nella minestra, la verdura nel lettino, l'orsacchiotto nel vasino. Cattivini. Ci sono i bravini che fanno i compitini, che mangiano pasticcini che sono bravi di più, è oggettivo. Ci sono i cattivini che fanno i furbettini, che mangiano salatini e non ne posso più. Ci sono quelli coi capelli all'insù e poi ci sei anche tu. Ricordate, gente, nella vita si può essere bravini, va bene. Si può anche essere cattivini, d'accordo, ma sopra ogni categoria, sopra di te, sopra di me, c'è una persona che non dà scampo, che arriva con un lampo, lampi tuoni e il cielo in fiamma, sopra di noi c'è sempre la mamma. È arrivata la mamma. Mario, che mettevo a posto la stanza. Quante volte ti ho detto che non si urla, Non stavo gridando. che non si corre, Devo mettere a posto la stanza. che non si fa chiasso la sera tardi, Ma se è che mattina. non si interrompe quando uno parla. Questo è vero, non si Fai interrompe. quello che ti pare. Davvero? Puoi giocare, puoi saltare, puoi cantare, puoi suonare, puoi cadere.
sudare.